Buongiorno, buongiorno agli amici della libreria Ibis. Stiamo già lavorando per l'autunno. Dico stiamo lavorando perché con me c'è, per questa organizzazione del ciclo che faremo, c'è anche l'amico Raffaele Salinari che ho scovato in vacanza. Bene, si parlerà di un argomento di cui, me ne rendo conto, non si dovrebbe parlare. Sono sicuro però che ci perdonerete, poiché la motivazione è valida. E soprattutto perché chi ne parlerà, e posso dirlo tranquillamente, è consapevole dell'importanza fondamentale della materia. Ed è, ne sono certo, preparato sia dal punto di vista della teoria, quanto dal punto di vista della prassi. Bene, il tema è l'iniziazione. Partiremo infatti in autunno con una serie di incontri su quel momento che nelle varie tradizioni a tutte le latitudini indica una linea di demarcazione tra un atteggiamento profano e uno sacro verso la vita del corpo, dell'energia e della mente, la mente intesa come coscienza dell'essere umano. Avremo relatori che sono anche autori di libri su questo argomento e chiederei a Raffaele di dirci qualcosa in più su questo ciclo che andremo a organizzare. Grazie Raffaele, a te la parola. Grazie, grazie Cesare, grazie a tutti voi. Perché parlare oggi di un argomento che sembra remoto, cioè sembra confinato, diciamo, a epoche passate, di cui oggi si sono perse le tracce, l'iniziazione misterica, l'iniziazione massonica, l'iniziazione cavalleresca, sono tante, tante le iniziazioni. Perché oggi quello di cui tutti sentiamo profondamente il bisogno, anche se non ce ne rendiamo conto in maniera consapevole o abbastanza consapevole, è proprio l'iniziazione, cioè la possibilità che qualcosa e qualcuno ci trasmetta un influsso spirituale che ci consenta di guardare la vita in una direzione, di andare verso una direzione di senso. Cioè una direzione che ci consenta, per quello che è possibile, di rispondere alle domande radicali del perché viviamo, da dove veniamo, dove andiamo. E oggi non ce la possiamo cavare con un sorrisino superficiale, con un'alzata di spalle, dicendo che sono cose che non hanno senso rispetto all'economia, rispetto alla politica, rispetto alla finanza. Perché sappiamo perfettamente che questo mondo non ha economia che tenga, non ha finanza, non ha politica sensata proprio rispetto a queste grandi domande. È incapace di dare un senso alla nostra vita, di dare una direzione alla nostra vita, cioè di darci un orizzonte verso il quale guardare e nel quale noi possiamo avere un senso come persone, come esseri umani unici e irripetibili, cioè sostanzialmente di spiegare tutti quei talenti che ognuno di noi ha che appunto danno un senso alla vita. Quindi questo è l'inizio, questa è l'iniziazione, lo dice la parola stessa, è semplicemente metterti in cammino verso te stesso, verso te stesso. Ora ci sono tante iniziazioni, lo abbiamo detto. Quante sono, non tanto e soltanto le epoche, quante sono anche, diciamo, i talenti che maggiormente ognuno di noi può e deve sviluppare. Ecco, in questo ciclo di conferenze noi cercheremo di prestare, di offrire un orizzonte ampio, come diceva Cesare, persone preparate, persone che hanno vissuto, iniziati, anche iniziati, che potranno svelare quello che si può appunto di come hanno ricevuto questo influsso spirituale e trasmettere una curiosità, trasmettere, come dire, la scintilla di un'esigenza che speriamo accesa cresca in ognuno di noi. Grazie. Bene, bene, direi che le premesse ci sono, sono convinto che ci saranno anche i contenuti e lo svolgimento. Vi ricordo che il ciclo si chiama Introitus e
inizierà appunto verso la fine di settembre, ma a breve troverete sui nostri canali web, la pagina Facebook e sul sito YouTube, il programma nei dettagli. Bene, vi ringrazio, ci sentiamo e vediamo presto sui nostri canali. Ringrazio Raffaele e buone vacanze e a presto. Un grazie a tutti e arrivederci.